alle comparsate, alle presenze in TV dei virologi altamente pagati, ai giravolte dell'OMS per esempio, alle indicazioni del comitato tecnico scientifico che un giorno dicevano bianco, il giorno dopo dicevano nero. Allora, io ho sentito ultimamente, ringrazio tutte le persone che hanno accettato di collaborare, di ascoltare un po' anche il mio pensiero e le mie parole, ho sentito e sento il dovere ancora oggi chiaramente di far emergere la verità e come me molti colleghi. Il dovere è di evidenziare le contraddizioni, le negligenze che hanno condotto a diversi tentativi di controllo e di limitazione delle libertà costituzionali. È proprio su questo punto che nasce, in piena emergenza Covid, quando eravamo ancora nel pieno del lockdown, è nato il Comicost, cioè il Comitato per la difesa delle libertà costituzionali, con il quale da 2 mesi lavoro incessantemente, dalla mattina alla notte. E grazie a voi. E devo ringraziare l'avvocato Nino Morigia, che è qui con noi da qualche parte, che ha avuto l'idea, e ringrazio moltissimo, e a tutto il direttivo che è qua, siamo tutti qua oggi, siamo qua, ci vedete col cappellino. Allora amici, cosa voglio dirvi? E ho finito. È giunto il momento quindi di allearci, è tornato il momento di allearci, dopo le grandi divisioni, ok? E creare un grande fronte unito nuovamente, spalla a spalla. Noi dobbiamo lottare, dobbiamo agire, dobbiamo farlo con grande coraggio, perché se siamo qui oggi è perché abbiamo coraggio, agire col cuore, ok? Di lavorare tutti i giorni, spalla a spalla, alzarci dai divani, uscire e riempire le piazze in questo modo qua, bellissimo, ok? Allora, noi dobbiamo far fronte comune contro, scusate il termine bellico, non mi piace ma lo uso, non me ne vengono altri, contro i nemici della libertà, far sì che chi le ha sia posto di fronte alle proprie responsabilità. Responsabilità, chiediamo la responsabilità delle azioni. Tutti noi veniamo trattati come sudditi, non pensanti, ma siamo sovrani, ricordiamoci questa cosa qua, noi siamo sovrani e la politica deve, e l'ho scritto qua in maiuscolo per dare più significato a quanto voglio dirvi, deve ridarci i nostri sacrosanti diritti. La nostra battaglia sappiate che è completamente apartitica, parlo del comitato, poi ognuno faccia quello che vuole chiaramente. E noi rendiamo conto esclusivamente al principio di libertà, non ad altro. Quindi concludo, e mi scuso se mi sono dilungato, portando i saluti, purtroppo non è potuto essere presente con noi, ma porto i saluti dell'amico professor Paolo Bellavite, che ho sentito recentemente, che si sente parte, dice a voi, a tutti noi, sostanzialmente di sentirsi parte assolutamente di questo movimento per la difesa della Costituzione. Entrambi abbiamo particolare dedizione all'articolo 32 della Costituzione italiana e con il professore ci impegniamo a continuare a dare il nostro contributo, ci impegniamo davanti a 10.000 persone, non a 4 gatti, a 10.000 persone, a dare il nostro contributo quotidiano allo studio delle medicine complementari, alla libertà di scelta terapeutica, all'autodeterminazione terapeutica, e nella ricerca medica che sia assolutamente priva di conflitti di interesse, ora e sempre. Allora io vi ringrazio molto, lascio la parola a tutti gli amici che ne sono tantissimi, ma vi voglio bene, grazie molto per essere qui, buon pomeriggio, buona vita e viva la libertà. Grazie.
basta, tocca a me, devo tirare la palla. Allora, adesso abbiamo un giurista, psicoterapeuta e musicoterapeuta, avete capito chi è? Lo so. Fondatore di Uniale, che insieme ad altre associazioni ha dato al gruppo di lavoro, Comitato di Libertà Costituzionale. Abbiamo sul palco con noi il dottor Mauro Scandovelli. Può avvalersi di un gruppo di esperti, i migliori che abbiamo trovato, nell'economia, nella finanza, nel diritto, nella sanità, nella scuola, nel lavoro, nell'impresa. Questi settori nel nostro linguaggio si chiamano ormai stati generali della famiglia, del lavoro, della sanità, della scuola. Stati generali perché tutti questi settori sono guidati in modo insensato, patologico, violento, da una politica che non si deve più chiamare politica. Basta! Sentivo che Stefano parlava, noi siamo apartitici, ma è ovvio, i partiti di oggi sono funzionali alla finanza internazionale. Noi italiani, proprio perché siamo stati straordinariamente bravi nel dopoguerra, siamo diventati la quinta potenza economica mondiale, con la sanità migliore del mondo, con la scuola migliore del mondo, dal momento che il principio ormai era
era diventato la competizione di tutti contro tutti, che viola il principio costituzionale fondamentale. La solidarietà, la pace e la giustizia tra le nazioni. Allora, il nostro compito in questa organizzazione, Comitato di Reparazione Costituzionale, Comitato Tecnico Scientifico e Stati Generali, è quello di creare un programma di governo costituzionale completamente diverso da quella politica scellerata di oggi. Veramente una rappresentanza molto ampia e vasta.
varie sfaccettature d'Italia che sono attente alla nostra Costituzione. E quindi, chi ci abbiamo adesso? Adesso abbiamo un medico, veterinario, ricercatore e relatore in eventi e convegni scientifici, presidente dell'Associazione Italiana Elettrosensibili, che 3 anni fa ha prodotto con il regista Alessandro Quadretti il documentario Sensibile, e a settembre dovrebbe uscire, essere pronto, il cortometraggio Elettra. Il dottor Paolo Orio, grazie. Grande! Wireless siamo esposti in modo massiccio e crescente a campi elettromagnetici di alta frequenza, radiofrequenza e microonde messe da un numero esorbitante di dispositivi senza fili, smartphone, compass, smart meter, tablet, stazioni radiobase, hotspot wifi, sistemi WiMAX, irradiano incessantemente l'intera popolazione. Negli ultimi decenni la nostra esposizione alla radiofrequenza è aumentata di 1 miliardo di miliardi di volte rispetto ai valori di fondo del pianeta Terra. Le radiofrequenze causano stress ossidativo, meccanismo d'azione, alla base di numerose patologie oncologiche e cronico-degenerative. Secondo organizzazioni internazionali, il 70% delle morti a livello globale è legato proprio alle malattie cronico-degenerative. Esse incidono sulla sfera sanitaria in modo rilevante per la progressiva comparsa di disabilità e costituiscono quindi una priorità nella gestione della salute pubblica. Le radiofrequenze determinano effetti termici a breve termine ed effetti biologico-sanitari non termici. A breve e lungo termine, evidenziati da numerosissimi autorevoli studi scientifici, gli attuali limiti di legge considerano solo gli effetti termici delle radiofrequenze e ignorano gli effetti non termici. Tali effetti si manifestano a livelli di esposizione di gran lunga inferiori agli standard di sicurezza nazionali e internazionali basati su linee guida della famigerata ICNIRP. Siamo esposti in modo cronico alle radiofrequenze, ma le linee guida ICNIRP di fatto non valutano gli effetti a lungo termine. L'Agenzia Internazionale per sul Cancro ha classificato i campi elettromagnetici di bassa e di alta frequenza come possibili cancerogeni per l'uomo, il gruppo 2B. E recenti studi su animali pubblicati dal National Toxicology Program a Ramazzini di Bologna hanno evidenziato un incremento del rischio statisticamente significativo, soprattutto per alcuni tumori cerebrali e tumori cardiaci. Lo scorso aprile la IARC ha previsto una rivalutazione della classificazione dei campi elettromagnetici di alta frequenza per portarla eventualmente nel gruppo 2A, probabile, se non nel gruppo 1, certo cancerogeno, come l'amianto. Scienziati indipendenti di diversi paesi già da tempo aperto di governi sui gravi rischi per la salute causati dalla radiofrequenza emessa dai sistemi di comunicazione senza fili. Tali rischi comprendono tumori, malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, la sclerosi laterale amiotrofica, alterazioni immunitarie, cambiamenti ormonali, danni al DNA, alterazioni cardiache, modificazioni funzionali e strutturali del sistema immunitivo, deficit dell'apprendimento e della memoria. La tecnologia 5G aumenterà ulteriormente l'esposizione alla popolazione alle frequenze, aggravando gli effetti di questo continuo stimolo offensivo con 1 milione di dispositivi che saranno collegati per chilometri quadrati, immersi completamente in un forno microonde a cielo aperto senza posa, senza soluzione. Le onde millimetriche del 5G causano, e si è già visto ad oggi, 724 studi pubblicati nel 98, aumento di temperatura cutanea, danni oculari, danni all'apparato neuromuscolare, proliferazione cellulare, stress ossidativo, alterazione dell'espressione genica. Inoltre sono in aumento esponenziali i casi di elettrosensibilità, patologia che oggi rappresento qua a voi, reazione avversa a multi organo dovuta all'esposizione a campi elettromagnetici sia di alta che di bassa frequenza. L'elettrosensibilità è caratterizzata da una moltitudine di sintomi specifici che possono variare per intensità, frequenza e durata e che si manifestano in via di esposizione, come dicevo prima, di gran lunga inferiori rispetto a quelli stabiliti per legge. Secondo l'Organizzazione Internazionale i sintomi sono reali e possono variare la loro gravità. Cefalea, insonnia, disturbi d'attenzione, di memoria, stanchezza, palpitazioni, vertigini, dolori oculari, bruciore agli occhi, parestesia. Il 2-3% della popolazione mondiale è colpita.
costruita, ma è un dato veramente impressionante, 3% sono milioni di persone, ma sappiamo che questi dati sono del 2004, quindi ampiamente sottostimati. In Italia circa 1,5 milioni di persone potrebbe essere affetta da eposensibilità. Le donne sono le più colpite, questa è una patologia di genere, ma i colpiti sono i bambini, gli anziani e la fascia maggiormente interessata vale 40-60 anni. I nostri medici tutti i giorni ricevono innumerevoli richieste di aiuto in parte d'Italia. La correlazione con l'esposizione ai retro wifi, ai cellulari, alle antenne, agli elettrodotti è acclarata. L'elettrosensibilità si presenta spesso in comorbidità con la sensibilità chimica multipla e altre patologie multisistemiche. Dati oggettivi, misurabili, concreti, attestano una reale patologia organica, una reale entità nosologica, altro che effetto nocebo, come negazionisti asserviti alle lobby del settore vogliono farci credere. La disabilità come consegue grave porta isolamento, ritiro sociale, perdita degli affetti, delle amicizie, del posto di lavoro. Molti elettrosensibili non possono più vivere a propria casa perché in base alla redazione emessa dei dispositivi wireless dei vicini, incessantemente H24, in futuro la situazione peggiorerà a causa delle numerosissime mini antenne del 5G che verranno collocate vicino proprio e dentro nelle abitazioni. Agli ammalati è preclusa la possibilità di viaggiare in treno, in autobus, in aereo, di frequentare locali pubblici, cinema, biblioteche e soprattutto ospedali, dove sono presenti molte volte i sistemi wifi. Alcuni sono costretti a vivere a lume di candela perché non tornano più neanche le basse frequenze dell'impianto elettrico, altri vengono confinati in una stanza sotto tessuti schermanti, gabbie di Faraday, imprigionate in gabbie che dovrebbero proteggerli da una esposizione che è una cosa. Altri ancora sono costretti a dormire in caravan o in auto in zone boschive. Sempre più numerosi sono gli alunni che non riescono più a stare nelle scuole scolastiche per insorgenza di cefalea, tremori, palpitazioni e altri disturbi scatenati dalla presenza di sistemi wifi o smartphone. A questi ragazzi, che quando guardano negli occhi mi piange il cuore, è negato il diritto di frequentare la scuola. I dirigenti scolastici faticano a trovare soluzioni nonostante le connessioni via cavo siano possibili tramite una legge, ma che non viene applicata perché si necessita di risorse. Lavoratori e lavoratrici elettrosensibili non riescono più a svolgere le loro professioni e non godono nessuna tutela per la mancanza di riconoscimento della patologia con il protocollo nosologico. Lo Stato non fornisce alcun sostegno alle persone malate né garantisce esami diagnostici e terapeutici. Nonostante le regioni Basilicata abbia riconosciuto l'elettrosensibilità con patologia rara, altre regioni ne rimandano il riconoscimento allo Stato, come invece come la Svezia e il Canada riconoscono la disabilità e offrono ai malati un sussidio economico, tutela sul luogo di lavoro e possibilità di accesso a strutture ospedaliere e residenze idonee a ricoverare soggetti elettrosensibili. L'implementazione del 5G costituisce per i malati di elettrosensibilità un'ulteriore gravissima minaccia esistenziale, le fonti di serie giustificate preoccupazioni perché l'ulteriore emissione di radiazioni artificiali a frequenze multiple, pulsate, biologicamente attive porterebbe un aggravamento della condizione di salute, ma è a rischio la salute di tutta la popolazione, soprattutto di neonati, bambini, adolescenti, donne in gravidanza, soggetti malati, portatori di device elettromedicali. Dove sono le zone bianche e ora le litri free? Auspicate la risoluzione del Consiglio d'Europa nel 2011 finalizzata la sopravvivenza dei più sensibili e non solo? Dove sono? Allora, per quanto vi ho detto, vado verso la conclusione, appare evidente lo scollamento tra quello che prevedono gli articoli della nostra Costituzione e tutto quello che non si è fatto per la tutela delle malattie ambientali. Al riguardo sottolineo che i soggetti elettrosensibili perdono diritti sanciti dalla Costituzione, come l'articolo 2, che ci ricorda come la Repubblica conosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Nell'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Nell'articolo 4, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Del 32, che conosciamo molto bene, la Repubblica considera la salute come fondamentale diritto dell'individuo e l'interesse della collettività. Nell'articolo 41, infine, l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Come
Alfredo, professor Carducci, nel suo scritto schema di orientamento costituzionale della vicenda 5-5. La sovranità non appartiene al decisore, l'articolo 1 di costituzione, il consenso sulla salute dei cittadini verso altri privati inventori di tecnologie è obbligatorio e passa attraverso l'informazione. Quindi il decisore deve sempre orientarsi secondo precauzione per evitare l'esposizione involontaria ai cittadini a rischi per la loro salute a causa di volontari privati verso i quali le persone non hanno espresso alcun consenso. Sospendere precauzionalmente 5G e la decisione di fedele istruzione. Chiudo dicendo questo e ribadendo che è necessario riconoscere la sensibilità come patologia, adottare preventivi e provvedimenti intesi alla salvaguardia della salute delle persone elettrosensibili come richiesto dal Parlamento europeo e previsti dalla Costituzione italiana, inclusa la realizzazione di aree elettriche. Definire il lavoratore elettrosensibile come soggetto facente parte delle categorie dei particolarmente sensibili, tutelati sono di lavoro e offendo le pari opportunità di livelli di qualche assistenza e bloccare l'innalzamento dei limiti di esposizione come si auspicava la task force. Viva la libertà, viva la democrazia, viva la Costituzione! Seguiamo le leggi dei nostri padri. La Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ancora, la somministrazione di farmaci contro la volontà del soggetto è un crimine contro l'umanità. Chi l'ha scritto? Questa è una sentenza del 1945 del Tribunale di Norimberga. Ancora, un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. L'ha detto Magatti? No. L'ha detto nel 2000 la Convenzione di Oviedo. Signori, tutta Europa, tutto il mondo sta seguendo questo. Però c'è qualcuno che o non sa leggere o non riesce bene a capire quello che legge, per cui c'è qualcuno che fa qualcosa di diverso. Noi vogliamo richiamare queste persone a leggere, a capire e a comportarsi di conseguenza e a fare delle leggi che siano secondo la legge non italiana, la legge dell'uomo, dei diritti dell'uomo, perché stiamo parlando di questo, stiamo parlando. Sono io che ringrazio voi.
di aver capito di non avere la maschera anche sugli occhi. Grazie. Siete bellissimi e anche un po' eroici, eh? Sì, sì, rifatemi un applauso, va, rifatemi. Bene, allora, vado per il prossimo ospite, subito così recuperiamo. Allora, il fondatore e conduttore di Radio Studio 54, Radio Libera e Indipendente dal 1975, da oltre 40 anni il suo impegno insieme alla moglie nella ricerca della verità attraverso innumerevoli interviste. È con noi Gary Guido! Stefano, ce la fai a montare un attimo sopra? E l'amico Stefano Montanari. Noi 8 anni fa abbiamo iniziato un percorso quando lui lo infamavano e a me i decompatatini mi hanno chiuso la radio 2 volte e poi in teleno lo suicidito. Molte persone pensavano di tappare la bocca alle persone oneste, dovrebbero smettere di parlare i corrotti, quelli che sono al governo. Stefano tanto chiuderà la manifestazione, si chiede, io ti ringrazio Stefano. Vuoi dire qualcosa? Dopo, ecco, ma te l'ho voluto far capire che c'è. Allora, mi sono levato un attimo la museruola perché è una vergogna quello che noi abbiamo raccontato in diretta radio. Quando noi cominciamo 6 mesi fa con Stefano Montanari a dire che la mascherina, che i guanti facevano male, oggi i guanti fanno male, le mascherine sarà questione di ore. Allora, molti di voi non mi conoscono, io vedo una piazza stracolma, la piazza di Dante, la piazza del calcio costume. C'è stato il sindaco di Firenze che aveva paura dei populisti. I populisti, vorrei dire al sindaco e a tutti coloro che governano, sono quelli che noi paghiamo lo stipendio, dovrebbero portare rispetto al popolo, questi cialtroni. Io vi voglio ringraziare come unico fiorentino rappresentante in questa manifestazione, ringrazio chi mi ha invitato, perché Firenze, da quando c'è la chiusura che non si poteva uscire di casa, Firenze era il tempo di guerra, vi ricordate il tempo di guerra, suonavano le sirene, bisognava chiudersi in casa. Firenze è rimasta così, l'amministrazione comunale non è stata capace di far ripartire Firenze e grazie a voi oggi il sindaco dovrebbe ringraziarvi e non attaccarvi questo ridicolo. Sanno chi sono io, perché qualcuno vorrebbe dire chi è questo pazzo scatenato. Sì, sono un pazzo scatenato, da 45 anni faccio radio, mi presento, come ha detto qualcuno, sono Gary Guido, il fondatore e speaker di Radio Studio 54, una radio storica e famosissima in Toscana da quasi 45 anni, sulla cresta dell'onda, e oggi attraverso la piattaforma in streaming è diventata famosa anche in tutto il mondo. Fino a una decina di anni fa ero il proprietario della radio, poi dopo lo è diventato mia moglie. All'interno del palinsesto della radio la mattina io occupo uno spazio di 4-5 ore dove intervisto tutte le persone libere che non vedrete mai in Rai, Canali 5, Media 7, le vere persone libere.
se durante la giornata ci sono altri programmi. Una radio che è molto, molto temuta dai media e dai taluni soggetti corrotti, mafiosi e massoni che operano in Toscana. Peraltro, molti dei presenti sanno benissimo cos'è accaduto a Radio 254 e a me personalmente. Un linciaggio continuo, immotivato, che dura ormai da troppi anni da parte della magistratura fiorentina, fatto con provvedimenti aggressivi anche personali e che hanno coinvolto in modo molto, molto, ma molto pesante tutta la mia famiglia, perché in Italia chi racconta la verità deve essere abbattuto. Tutto questo è accaduto perché nel mio spazio mattutino io tratto temi e argomenti non solo di alto spessore e attualità, ma spesso molto, molto scottanti, e che trattandosi di scomode verità taluni interessati fanno di tutto affinché non siano divulgati. Poi accade spesso che anticipo i tempi di certi argomenti scottanti, come è stato l'argomento della magistratura corrotta. Sì, la magistratura corrotta. Chi mi conosce sa che io vedo le cose anni prima rispetto agli altri. Si vede, è un dono che mi ha lasciato qualcuno prima di scaricarmi in un collegio. Allora, argomento che quando in tempi non sospetti l'ho divulgato io, ovviamente non è stato gradito soprattutto da certi soggetti che a livello locale operano nella magistratura fiorentina, per cui secondo loro l'unico modo per azzittire i righelli, la Radio 254, ed evitare uno sputtanamento della magistratura locale era quello di sequestrare l'emittente. Sequestro inutile perché, come abbiamo espresso da tutti i giornali e televisioni, i magistrati, pur di accaparrarsi le poltrone di comando, si sono autosputtanati da solo e hanno confermato tutto quello che io dicevo da anni, che nella magistratura vi è una grande corruzione, che nella magistratura la corruzione è sempre esistita, che molti magistrati sono solo al servizio dei loro capocci, non applicano né la legge né tantomeno il diritto, che le sentenze sono pilotate, che le norme dei magistrati sono pilotate, che i telematici di cancelleria sono manomessi a seconda dell'occasione. Purtroppo a questa la realtà dei fatti, e come sia evitabile che questo modus operandi ha sacrificato l'economia italiana e tante famiglie italiane, le quali attraverso queste clamorose truffe e corrotti hanno portato via ingenti patrimoni, aziende, beni immobili e chi ne ha più ne metta. Ritornando al diritto di pensiero e di espressione che ogni cittadino ha, basta leggere la nostra Costituzione all'articolo 21 chiaro: tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Quindi è palese che io avevo e ho tutto il diritto di esprimere il mio pensiero attraverso il mezzo di diffusione che è appunto la radio. Altro che istigazione all'odio razziale, che la PM Fiorentina ha pensato di inventarsi e a piovarmi come scusa per criminalizzare l'emittente. A proposito, vi informo che per tutte le vittime di mala giustizia è stata realizzata una pagina Facebook dove cliccare Voce al Popolo e cercare nei titoli solo quello che porta la scritta l'unica pagina ufficiale di fidati delle imitazioni. Guardate gli amici che ho accanto, le mie guardie del corpo, sono fratelli africani. Quando parla il geni c'è sempre qualcuno che disturba. Scusate, è scappato. Succede anche in radio in diretta. Allora guardate gli amici che accanto alle mie guardie del corpo sono fratelli africani, che io rispetto e ammiro perché sono persone oneste, integrate regolarmente.
Ora il mio spazio è terminato, vi ringrazio della partecipazione e vi do appuntamento tutte le mattine sulla mia pagina Facebook, sulla piattaforma GaryGuidoLive.com. Viva la libertà! E soprattutto non ci facciamo schiacciare da questi corrotti che ci vogliono mettere in schiavitù. Grazie a tutti, vi voglio bene! Siamo noi. Me lo perdoneranno i giuristi che
qui presenti, ma penso di fare veramente un messaggio comune, di dare un messaggio comune a tutti voi. La Costituzione siamo noi, ragazzi, e scorre nelle nostre vene come popolo italiano, ma come giustamente ha detto anche la dottoressa Gatti, questi ultimi mesi, ma direi questi ultimi anni, sono stati attaccati molto più dei nostri diritti costituzionali, sono stati attaccati i nostri diritti umani, i nostri bisogni essenziali. Ci hanno fatto credere ancora una volta che con la delega noi possiamo accettare di lasciare tutte le nostre sovranità in mano a questi che purtroppo io ho definito anche criminali e delinquenti. Ero molto emozionata perché l'attacco è stato durissimo, probabilmente non è stato sentito quali sono le parole, i toni che hanno utilizzato, perché poi vabbè, l'audio alla camera lo sanno ben gestire, ma soprattutto in nessuno dei secondi di quel discorso io mi sono sentita sola, e questo lo devo a voi. Che ci state dando in questo momento. Grazie.
intervento lo presento io. A me questo onore di presentare il segretario politico del Movimento 3V, Luca Teodori. Grazie Toscana di ospitarci qui oggi e grazie a voi di essere qui. Nessun partito, nessun movimento riesce a portare più in piazza migliaia di persone come è avvenuto oggi, che chiedono libertà e tutela della Costituzione. C'è una qualche sardina a Bologna, ha fatto parlare tutta l'Italia politicamente per un mese. Voglio vedere che cosa diranno di migliaia di persone in piazza che chiedono la tutela della Costituzione dopo quello che è accaduto. Io, oltre a ringraziare voi, mi sento di ringraziare gli amici napoletani, perché vedete, con la loro voglia di vivere, con la loro gioiosità, hanno dimostrato per festeggiare una partita di calcio quanto sono assurdi i provvedimenti in essere, a partire dai bambini con la mascherina, ad a partire quello che vogliono fare nelle scuole, è una vergogna. Se il governo vuol fare un regalo, che presenti le dimissioni del ministro dell'istruzione. Quando vedo dal primo giorno Conte, Zingaretti, Fontana, Di Maio, vicino a Bill Gates, che ci dicono che la soluzione di tutto, dell'emergenza, sarà un vaccino, beh, permettetemi, qualche dubbio ce l'ho. E visto che siamo a Firenze, permettetemi di dare una risposta a Matteo Renzi quando dice in ginocchio per farsi il vaccino, io rispondo: qui il vaccino te lo fai tu! Noi, vedete, l'immagine di persone che si mettono in ginocchio per chiedere il vaccino, vedete, ricorda al suddito che chiede al potente salva la vita. Noi non siamo sudditi e tu non sei potente, noi siamo uomini e donne liberi! Libertà! Qualcosa di diverso, abbiamo capito che sono tutti uguali. Nel 2017 abbiamo capito che il PD, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Leo erano i nemici, e ho detto i nemici, non gli avversari politici, perché quando ti chiudono le scuole, ti tolgono la libertà, ti tolgono il benessere, ti vogliono iniettare qualcosa nel tuo corpo contro la tua volontà, quelli non sono avversari, sono nemici, e così li dobbiamo chiamare. Sia chiaro, loro da una parte e il popolo dall'altra. E nel 2018 abbiamo capito chi sono i traditori del popolo, quelli
movimento politico per riprenderci in mano la libertà per le nostre vite e i nostri diritti civili che tutti hanno tradito e calpestato. Questo è il provvedimento, il progetto M3V. Ebbene, oggi tanti ci chiedono di fare rete su tanti problemi. Ebbene, sia chiaro, noi siamo qui tutti insieme per fare rete, però ricordiamolo bene che la libertà di scelta, la libertà sul proprio corpo, la libertà sulla propria salute non è seconda a nessuna. Quindi se noi oggi siamo con gli amici del 5G, con tanti altri amici, bene, faremo la lotta insieme, ma non con opportunismo. La lotta per la libertà di scelta non è seconda a nulla, perché vedete, quando il sistema ha deciso già nel 2018 a livello di Commissione Europea di mettere nei documenti, nel passaporto d'identità, come dato fondamentale di individuazione della persona, oltre al luogo di nascita, al nome e cognome, alla data, la propria situazione vaccinale è un qualcosa di gravissimo. Non può essere un vaccino che identifica una persona. Costringono a scegliere vaccino sì o vaccino no, che sia chiaro, noi diciamo no ai vaccini, perché nel momento in cui ci togli la libertà di sceglierlo, se farlo a 2 mesi o 2 anni, se farlo 60 anni o 70, se farne 1, 0, 10, a quel punto lì, tu che comandi il mondo, che ci stai guardando, sappi che noi attaccheremo i vaccini, dalla libertà vaccinale passeremo lì. Ci sono alcune brave persone che sono state elette in altri partiti, hanno capito che questi partiti là dentro non si poteva fare assolutamente nulla, sono usciti e stanno costituendo altri percorsi. Però voi capite una cosa, avere un consigliere che esce da un gruppo e fa un suo percorso, che casomai ha preso alcune migliaia di preferenze, è altro e avere un consigliere eletto con 50.000 voti in rappresentanza di un simbolo nuovo, del simbolo dei cittadini, e quello lì è un grande risultato politico. I nostri consiglieri si batteranno contro l'obbligo vaccinale, contro il 5G, per la libertà di informazione, per il lavoro per tutti, per una doppia moneta che riporti il benessere economico, per un ambiente più sano, per una scuola più giusta e per una società più onesta. Voglio concludere una riflessione. Oggi in questa piazza siamo in un momento di mezzo, rendetevene conto tutti, quando andate a casa date questo messaggio. È il momento della scelta, non ce l'ha imposto nessuno, il destino ci ha fatto arrivare. Da una parte c'è la discesa verso la paura che porta alla malattia e alla sudditanza, e dall'altra parte la scelta e la speranza verso la libertà e verso una vita migliore, verso la salute. Questa è la scelta. Grillo diceva che sarebbe andato nel palazzo per aprirlo come una scatoletta. Beh, affidarsi a Di Maio e Salvini è stato un errore, lo dobbiamo riconoscere. Sarebbe una catastrofe ripiegare sulla Meloni. È venuto il momento di portare un movimento nuovo nelle stanze parlamentari. Ebbene, io vi dico che non è una promessa, è un giuramento, perché noi qui in mezzo abbiamo le nostre famiglie, quindi noi non promettiamo, noi giuriamo che in Parlamento porteremo uomini e donne che si batteranno.
mi darete la forza di andare avanti. Quando parlo con i miei colleghi, i medici, e quando vedo lo spot pubblicitario dei pediatri, io sto male. Considerano le persone meno di una macchina. Arrivo, tolgo lo spinterogeno, metto quello nuovo, olio, faccio delle cose che sono tecniche. Un pediatra come può ignorare che dal contatto empatico il bambino impara tutto quello che è necessario per diventare un essere umano? Come può trattare le mascherine come se fossimo in una sala chirurgica dove c'è un obbligo di metterla per motivi che sono, diciamo, strutturali a quello che si deve verificare? Una mascherina per qualche ora è un conto, una mascherina usata perennemente a coprire la parte più importante per la comunicazione empatica interumana è un disastro, specialmente nei confronti dei bambini. Sono davvero molto felice di vedervi qui oggi, così numerosi.
bisogno di sviluppare il fuoco. È arrivato il momento di partecipare e smetterla di delegare. Oggi siamo qui in tanti, ma domani in ogni città, in ogni paesino dovremo essere sempre di più. Ci hanno voluto relegare in casa e distanziarci, isolandoci davanti a un video che strillava notizie avvelenate, avvelenate. Adesso è arrivato il tempo di ritrovarsi, di unirsi, di parlare, di pensare criticamente, ma soprattutto è il momento di agire. Dobbiamo smetterla di avere paura e di alimentarla dentro di noi e nei nostri simili. Quando si passa all'azione civica e politica, è vero, ci possono essere dei rischi, ci si può fare del male, ma davvero vogliamo continuare a pensare che per raggiungere una meta non ci debbano essere dei sacrifici e delle difficoltà da affrontare? Sono stato recentemente candidato alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Voi credete che non ci siano state e non ci siano a tutt'oggi tentativi atti a destabilizzare la mia professione di medico? Eppure ancora una volta oggi sono qui per ribadire e sancire i sacrosanti diritti di noi esseri umani e nella fattispecie dei diritti dei cittadini italiani garantiti dalla nostra meravigliosa Costituzione calpestata e vilipesa da questo sordido teatrino della politica. È per questo che oggi voglio chiedere a gran voce a tutti voi di portare nel vostro cuore una piccola scintilla di questo grande fuoco che tutti insieme abbiamo acceso oggi e di alimentarla e moltiplicarla da adesso in poi, fino a quando non avremo riconquistato quei diritti umani che la nostra Costituzione protegge. Per questo voglio dire a tutti voi che siete svegli di continuare a vegliare incessantemente e di continuare l'opera di risveglio delle coscienze assopite. Se siamo qui a Piazza Santa Croce, è da qui che dobbiamo partire per rinascere come esseri umani prima e come cittadini poi! Vi lascio con un ultimo accorato richiamo, parafrasando le parole di Ugo Foscolo, che dedicò alla basilica che abbiamo alle spalle e che ospita le tombe di grandi come Vittorio Alfieri, Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli e lo stesso Foscolo. A egregie cose il forte animo accendono l'urne de forti, o popolo italiano. Grazie. Grazie di essere qui con noi, tutti insieme ce la facciamo.
grazie a tutti. In realtà io credo che la cosa fondamentale di cui parlare oggi non sia la libertà, ma quello che la libertà la provoca e la consente, cioè la verità. La verità è il presupposto per essere liberi. Quello che è mancato in questi ultimi mesi, e oserei dire anni, è la verità. E infatti uno dei primi atti che sono stati compiuti durante questi mesi è stato quello di utilizzare la censura. La censura è il tipico strumento della dittatura, soltanto che la dittatura una volta usava i fucili, oggi usa la televisione. Infatti... in realtà credo sia abbastanza banale, perché credo che quelli che sono qui lo sappiano. Il problema sono tutti gli altri, perché una volta c'era il dittatore col fucile ed era facile riconoscerlo, ed era facile scendere in piazza e protestare contro quel dittatore. Oggi il problema è che il dittatore non ha più il fucile, il dittatore diventa il vicino di casa, che crede di essere un salvatore perché la televisione gli ha detto che c'è un pericolo mortale che viene condotto dal suo vicino di casa. In questo modo noi non possiamo scendere in piazza contro un dittatore, perché siamo circondati dalla dittatura. La dittatura è di crociati, di persone che credono di agire nel bene e che in realtà sono la causa dei loro stessi mali e di quelli altrui. Il problema è che non possiamo avere libertà se non abbiamo verità, ma per avere verità dobbiamo, ciascuno di noi presenti qui oggi, diventare fari di verità, perché è l'unico modo, perché moltissime persone, e credo sicuramente qualcuno che è anche qui oggi, quando è da solo ha paura di scoprirsi, ha paura di dire la verità, ha paura di diffondere quello che sa, perché ha paura delle etichette. E non a caso oggi noi siamo tutti stigmatizzati dietro a etichette di propaganda. Novax è la prima, perché quando tu usi un'etichetta non c'è più bisogno di ascoltare il messaggio, perché a quel punto chiunque abbia qualunque verità o informazione da darti è semplicemente un idiota. Quindi è il meccanismo che abbiamo già visto in atto nella politica 20 anni fa, da parte di quel signore che diceva: tutti quelli che mi attaccano sono politicizzati e lo fanno per motivi politici. È la stessa cosa. Finché noi accettiamo queste etichette, finché noi non diffondiamo la verità, allora saremo sempre vittime facili e diventeremo anche carnefici, perché nella misura in cui noi crediamo di agire bene ma siamo disinformati o depistati, agiremo sempre male. E uno dei problemi principali, e qui cerco di fare per 30 secondi l'avvocato, è stato proprio la mistificazione anche intorno ai diritti costituzionali, perché io ho ricevuto un sacco di richieste di spiegare il portato costituzionale, i diritti costituzionali, e non è facile, e non è facile nemmeno per un avvocato, perché io da anni dicevo che per me la Costituzione in Italia era lettera morta. Quindi non mi ha stupito quello che è accaduto adesso, perché è una deriva che affonda le radici molto in là, nei decenni, non in pochi mesi o in pochi anni. Infatti uno dei principali temi della propaganda è stato: la libertà di movimento si può limitare per motivi di salute pubblica, di sicurezza pubblica, ma questo non è il vero problema, poiché questo articolo della Costituzione che parla della libertà di movimento non è stato il fondamentale articolo violato. A parte che è stato solo un pretesto, come mi dicono i suggerimenti dal pubblico, ma in realtà l'articolo 13, che è quello della libertà individuale, la libertà personale, che non è coercibile, ha due sole restrizioni possibili. Doppia però è la clausola.
clausola, cioè la libertà individuale, cioè la libertà di una persona di uscire di casa, può essere limitata soltanto per un ordine del giudice e soltanto secondo la legge. Quindi questo vuol dire che quando i media o le persone intorno a noi ci hanno detto ma guarda che è tutto costituzionale perché si può limitare la tua libertà di movimento perché c'è un interesse superiore che è la salute pubblica, ma non era il vero problema. Il vero problema era la libertà di uscire di casa, che non è la libertà di muoversi, è la libertà di non essere costretto agli arresti domiciliari, che è una cosa a cui può condannare soltanto un giudice dopo un processo basato sulla legge. Per questo è fondamentale informarci prima di tutto, perché gridare viva la libertà è bello ed è anche facile ed è esaltante, ma non risolve il problema. Il problema lo dobbiamo risolvere noi, usciti da questa piazza, tornati a casa, sui social network, con le lettere cartacee, con le nostre voci, con le nostre facce. Io, per fare un esempio, quando hanno distribuito le mascherine fuori da casa mia, ho messo un cartello con scritto: non voglio le mascherine bussate alla mia porta quando i vostri padroni vi diranno di portare la libertà, perché è soltanto informando che possiamo smuovere anche quelli che succubi di questa dittatura del pensiero credono di agire bene, credono di salvare i propri simili e in realtà sono in buona fede, perché io credo che la maggior parte delle persone sia in buona fede. Non credo che noi dobbiamo considerare il nemico come quei pochi eletti che dirigono e muovono gli altri come burattini. Credo che noi dobbiamo concentrarci su liberare le menti, i pensieri di quelli che sono manipolati, che sono la maggioranza, e solo la maggioranza può garantire che non ci sia la libertà, e non ci sarà mai libertà finché la maggior parte delle persone crederà che quello è giusto, che quello è diritto e addirittura che è dovere, come quello di imporre cure soverchiando il diritto alla salute individuale attraverso il cosiddetto interesse alla salute pubblica, perché c'è una gerarchia tra diritto e interesse. Quello che prevale è il diritto individuale alla salute e poi c'è l'interesse della salute pubblica, che è quello che dice la Costituzione, non il dovere della salute pubblica, è il diritto, e questo è stato invertito e ci è stato ritolto poco. Quindi tutti noi dobbiamo informarci e informare. Grazie. Essere qua, vedere tutta questa gente e pensare.
pensare che, porca miseria, siete venuti da casa e spendendo soldi, macchine, autostrada, albergo, eccetera, per essere qua a testimoniare con la vostra presenza l'importanza di questo incontro, è fantastico, quindi facciamoci un applauso per tutti. Insieme stiamo cercando di fare delle cose. Allora noi medici siamo in una situazione un po' particolare, perché 2 anni fa siamo stati zitti quando è passata la legge Lorenzin, stati zitti un po' come categoria, perché gli ordini dei medici, di cui già ha parlato qualcuno prima di me, qualche collega, radiavano, più vicino, radiavano i miei colleghi così, per reati d'opinione, diciamo questo. Quindi c'è stato un po' di stasi. Adesso tanti miei colleghi, noi con l'AMPAS, con la nostra associazione di medici di segnale, noi siamo quasi 900 medici, abbiamo coassociato 43 associazioni, quindi è un movimento che sta crescendo, sta diventando sempre più forte. E adesso siamo qui a parlare, e chi è qui a parlare rischia personalmente, quindi c'è il coraggio di tanti, 5-6 operatori che sono anche medici, anch'io sono anche medico perché sono agronomo e anche medico, quindi ho tutte e due le qualifiche, quindi mi piacerebbe parlarvi anche di pesticidi, di come l'industria dei farmaci ci colpisce sia dal punto di vista dell'agricoltura e di quello che mangiamo che non ha salute, sia di quello che invece ci tocca come farmaci inutili, come abuso di farmaci. Noi come associazione dal 2011 siamo attivi e lottiamo contro gli abusi dei farmaci nella vita quotidiana, contro il fatto che nessun medico viene formato all'università a capire che è lo stile di vita, che è l'alimentazione, il movimento fisico, la serenità mentale fa stare bene le persone. Invece solo farmaci, farmaci, farmaci. Allora noi medici a chi dobbiamo fare riferimento? All'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi diciamo è questo, no? E qua vi volevo. Allora, da quando Trump ha ritirato il suo finanziamento all'Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi il primo finanziatore si chiama Fondazione Bill e Melinda Gates. Cioè, società privata che specificatamente si occupa di vaccini. Allora, noi dobbiamo ribellarci a questa cosa. Allora, cosa è successo? È successo che una velina, chiamiamola così, dell'OMS è arrivata al governo italiano, il ministro Speranza l'ha immediatamente resa operativa in tutti gli ospedali, e questa velina dell'OMS e dei consulenti super pagati che hanno dei conflitti di interesse mostruosi ha detto che le autopsie non bisognava farle. Bisognava cercare di evitare di fare le autopsie. Non era espressamente vietato, era però fortemente sconsigliato. Allora, non fare le autopsie come hanno fatto in Cina significa non capire perché la gente moriva, perché tanti miei colleghi, abbiamo sentito prima Stefano Manera che parlava, erano disperati perché in ospedale la gente si ammalava, iniziavano a stare male, li intubavano e questi morivano senza nessuna possibilità di salvezza, si avevano l'età che avevano, eccetera. Allora, questa velina che si è passata ha detto non fate le autopsie. Allora, quando abbiamo cominciato a cambiare le cose? Quando qualche medico ha cominciato a fare disobbedienza civile e ha detto io le autopsie le faccio. Le autopsie le faccio. E quando hanno fatto le autopsie, ecco che è venuto fuori che non si trattava di una polmonite interstiziale bilaterale, ma si trattava di una coagulazione intravascolare disseminata, cioè di una trombosi diffusa. Allora la trombosi diffusa si poteva trattare in maniera diversa, più efficace, non con il tocilizumab, non con gli antivirali che non servivano a niente, che adesso piano piano sta venendo fuori che non servivano a nulla, ma con l'eparina che costa 2 lire, no? L'eparina. Ma non appena è venuta fuori questa cosa, ecco che è comparso in televisione il nostro super virologo, no? L'amico. L'amico.
no? Che ha detto la fake news dell'Eparina, ma prima di lui erano comparsi una serie di altri soliti cantori dell'industria farmaceutica, non fatemi fare i nomi se no mi prendo la querela a gratis, che dicevano la fake news della vitamina C, la fake news della vitamina D, cioè non si dovevano curare le persone, bisognava farle morire. E allora ragioniamoci su questo, perché a questo punto ho cominciato a usare l'Eparina e la gente si salvava a metà, un'altra metà moriva, non è che l'Eparina è magica, no, l'Eparina aiuta a non coagulare. A un certo momento arriva il dottor De Donno che dice: signore, ma io a Mantova è da un mese che non muore più nessuno, no? E allora che cosa succede? Succede che a Mantova mandano i NAS, mandano i carabinieri, no? Per intimorire. E poi cosa fanno? Dopo tengono sotto silenzio, perché voi, ma vi rendete conto? Cioè, no, una persona che dice: io da un mese guarisco tutti quelli che morivano come mosche a Bergamo, a Brescia, io da un mese guariscono tutti. E cosa fanno? Mandano i NAS, mandano a bloccare, no? Lo invitano in televisione da Bruno Vespa, no? Un altro di quelli che fanno parte del mainstream, lo tengo lì a mezzanotte, e poi quando lui sta umiliando l'altro che ha davanti, che invece è il membro del mainstream, fanno arrivare la pubblicità, e poi lo mandano via. E il giorno dopo, poverino, è lì che dice: ho chiuso i miei profili Facebook. E ecco, basta censura, basta dittatura, bello quel cartello lì, è giusto. Allora, ancora disobbedienza civile, qualcuno ha cominciato a usare la plasmaferesi, qualcuno ha iniziato a salvare delle vite, ma se qualcuno dei nostri ministri, dei nostri giornalisti, dei nostri cantori di questa dittatura sanitaria, quelli che vogliono venirci a stanare di casa in casa, no? Perché l'avete sentita queste belle cose, quando questa gente qui verrà riportata alle proprie responsabilità, perché prima di me ha parlato l'avvocato Prisco, che è il coordinatore coordinatore del gruppo di legali di Rinascimento Italia, che è questa associazione, questo autobus nel quale anche noi come Movimento Trevisti stiamo collaborando, e ci ha detto, e lui dice: attenzione, queste persone non sono non responsabili, sono responsabili. Allora abbiamo fatto azione come ANPAS, e siamo in diversi, abbiamo fatto azione facendo ricorso contro l'ordinanza della Regione Lazio, che è un'ordinanza anticostituzionale, che dice che ci sarà la vaccinazione obbligatoria per tutti gli over 65 e per tutti i medici. Ma in Lombardia, nella mia regione, proprio in queste ore hanno votato che tutti gli insegnanti e tutti gli over 65, anche questi, dovranno essere vaccinati. Allora io ho fatto un post su Facebook, sui vari gruppi, Medicina di Segnale, eccetera, Luca Speciani, il mio, dove l'ho intitolato Leoni e Gazzelle, no? Perché ho preso questa metafora che mi è piaciuta, ve la voglio riportare, dove ci sono i leoni che inseguono le gazzelle, no? E stanno quatti nella savana e stanno nascosti, e poi a un certo momento la gazzella si accorge che il leone la sta seguendo, comincia a scappare. A quel punto il leone non gli frega più niente, no, di farsi vedere, lì attacca diretto. E allora noi siamo in quella condizione lì in questo momento, stanno attaccandoci direttamente, hanno capito che abbiamo capito, e allora ci danno addosso, e allora ci colpiscono. Sociale che avremo tra qualche mese, ne abbiamo parlato prima, non devo riparlarvene io. E allora noi gazzelle dobbiamo dire basta, dobbiamo dire smettiamola, e dobbiamo dirlo in un solo modo, dobbiamo dire: incominciate ad avere paura. Cosa dici?
Dico di sì e dico che abbiamo parlato di tante cose. Abbiamo parlato di scuola in... Tanto mi inquieta perché arriva qualcuno da dietro, non capisci che... Prima la Spezzani, oh, okay. Ok, adesso allora passiamo ad una donna. 20 anni di esperienza nella scuola pubblica, maestra, con un grande spirito critico e amore per i suoi ragazzi. Ha sempre portato avanti battaglie per l'inclusione e la riqualificare la scuola italiana. Una grande passionaria e sperimentatrice. Fa parte del gruppo nazionale di professionisti della scuola, la scuola che accoglie. È qui con noi la professoressa Rossella Ortolani. Non a voi, forse lo sapete, ma a chi sta sopra di noi, purtroppo, che noi della scuola primaria siamo coloro che insieme alle colleghe dell'infanzia, ai genitori, mettono i mattoncini, gli elementi fondanti, che costruiscono le categorie mentali per la coscienza di sé, del proprio corpo, delle proprie emozioni, delle proprie potenzialità e dei propri limiti, dei bambini naturalmente. Noi siamo i responsabili della costruzione della stima di sé che farà la differenza per tutta la vita delle future generazioni. Noi abbiamo il compito e il dovere di farli crescere in modo armonico, globale e soprattutto sereno. Ma la politica non si è mai preoccupata troppo di darci gli strumenti per affrontare questo delicato compito, spesso svolto molto male. Si è visto come ci ha lasciati soli anche in questo periodo, dove ognuno si è dovuto inventare una didattica a distanza fai da te, a volte entrando a gamba tesa nelle case dei propri alunni, che coinvolgendo nostro malgrado i genitori che hanno fatto da maestri ai loro figli, e le ringraziamo tanto. Noi siamo stati costretti a interrogare, verificare, giudicare, a volte anche senza tener conto delle condizioni psicologiche dei nostri bambini e adolescenti e di quello che stavano vivendo. Se le nostre madri e i nostri padri costituenti potessero vedere in cosa si è trasformata la nostra scuola. Dopo una scuola parcheggio abbiamo avuto la scuola azienda, la scuola privata di contenuti e riempita di nozioni, la scuola ad alto funzionamento tecnologico e a basso funzionamento umano, emozionale, empatico, etico. E ora eccoci alla scuola sanitaria. La carta della salute è stata vincente e adesso siamo all'ultima mano. Una riflessione però. Neanche durante il passaggio della nube di Chernobyl è stato messo in campo niente di tutto quello che abbiamo visto fino a questi mesi. Nonostante che la gravità non sia paragonabile, chissà perché. Per decenni, dicevo, l'obiettivo è stato quello di addestrare robottini ubbidienti, impauriti, chiusi in casa, sterilizzati, ipnotizzati e lobotomizzati dalle immagini di uno schermo, isolati dal mondo e dal contatto fisico ed emotivo con i coetanei, che usano il pollice opponibile non per creare la loro realtà, ma per giocare a distanza in un mondo virtuale prefabbricato ad hoc per non farli pensare. Genitori terrorizzati, figli terrorizzati. Nella mia zona, come se non bastasse, in pieno lockdown, con le strade deserte, circolavano ogni 2 ore ambulanze per i servizi a domicilio, e ripeto, servizi a domicilio, non emergenze, a sirene spiegate. Immaginiamoci nelle menti dei bambini l'urlo della sirena e il silenzio assoluto, cosa deve aver provocato. Ma davvero si pensa che questo stato di terrore sapientemente veicolato tramite gli schermi piatti non sia stato trasmesso anche ai nostri bambini, i quali non solo sono stati trattati peggio dei cani e dei carcerati, a cui almeno si permette l'ora d'aria, ma hanno assistito allo scretolarsi di tutto il tessuto sociale in cui erano immersi, scuola, sport, religione, attività ricreative, in un attimo è tutto dissolto. Diritti e tutela dei minori, belle parole, forse essere onesti qualcuno gli dovrebbe delle scuse. Comunque c'è stata la televisione che ci ha aiutati e consolati tutti. In prima serata potevamo scegliere tra decine di programmi con dibattiti sul coronavirus, film d'azione, horror e polizieschi, intervallati dal bombardamento mediatico riguardante lo stare a casa e lavarsi le mani, eccetera, eccetera, molto tranquillizzante. Nel mio monitoraggio tra i miei alunni, per capire come avevano recepito questo momento, ho scoperto che c'era qualcuno di loro che non solo non era mai uscito di casa durante il lockdown, ma neppure sfidava di farlo dopo. Mi sto chiedendo
chiedendo se siamo consapevoli che i danni psicologici procurati a grandi e piccini siano di proporzioni enormi e si protrarranno nel tempo e nessuno potrà misurare quanto e cosa è stato rotto. E questo lo dicono anche gli psicologi in una lettera molto bella che non posso citare perché non ho tempo. In questo contesto agghiacciante è arrivata però la data a salvarci tutti. Due parole sui didattica a distanza. Ho saputo di un bambino che ha abbracciato il monitor appena ha visto la sua maestra sullo schermo, un gran risultato. Ho saputo di video lezioni a bambini piccolissimi del nido di maestre educatrici che li hanno fatti cantare, ballare, disegnare. Certo che noi italiani siamo veramente geniali, ma nessuno si preoccupa di sapere se tutto quel tempo davanti al PC o al tablet o peggio ancora al telefono cellulare siano salutari per i bambini. Lo sappiamo che cos'è accaduto veramente. Famiglie che si sono ritrovate a fare le fotocopie in pieno lockdown, senza mezzi, magari che non parlano neppure l'italiano e hanno fatto salti mortali per collegarsi alle video lezioni giornaliere. Famiglie con più di due figli e un solo PC alle prese con incessanti video lezioni a tutte le ore del giorno e perfino durante il ponte del 2 giugno. Famiglie i cui figli sono scomparsi dalla scuola e dagli schermi e di cui magari seguiti da assistenti sociali che non hanno neppure pensato all'ipotesi di attivare un supporto educativo in presenza. Ha finito il lockdown per i bambini e gli adolescenti più bisognosi, impoveriti di contatti e confronto. Mi si concede una parentesi sulla chiusura dei centri diurni per disabili, affiancata dal divieto di uscire di casa per gli autistici e iperattivi. Sono state delle cose disumane, sono disumane. Assoluta obbedienza che ci togliessero tutti i diritti più importanti che la Carta Costituzionale invita senza eccezioni a tutelare. E ci siamo anche abituati, diciamoci la verità, senza farci troppe domande, finiti davanti agli schermi, incapaci di comprendere cosa stava accadendo e perché i loro amici erano lì davanti a loro ma non li potevano toccare. La DAD bocciata, questa non potrà mai essere scuola se lo mettono bene in testa i nostri ministri. Imbavagliamento e sanificazione forzata per rientrare a settembre in sicurezza, e a me questa parolina mi fa sempre parecchio ridere, visto che lo stato di degrado ambientale e sanitario dei nostri istituti scolastici. Sappiano che la scuola è viva, che è un'esperienza vera, globale, fatta di cinque sensi, emozioni, Sarà Cunha l'esclusa, naturalmente, basandovi su dati profetici.
ancora un popolo sovrano, è richiesto di immaginare una scuola completamente diversa per rendere giustizia alla nostra carta costituzionale, perché questo modello di scuola sta fallendo. È una scuola inquinata, alterata, disumanizzata, che sta deviando dal suo vero scopo, quello di favorire il pieno sviluppo di ogni individuo. Didattica online, distanziamento sociale, mascherine, plexiglass, vaccini obbligatori, una scuola che ostacola, esclude, separa. Un po' di dati, signori: bambini e adolescenti rappresentano solo tra l'1 e il 5% dei casi diagnosticati, sembra. Il 90% di questi è asintomatico e da studi recenti pare che raramente siano contagiosi. Si apriranno cinema e discoteche a breve, ancora in stato di emergenza, e per settembre, quando si dovrebbe immaginare il ritorno alla normalità, si prospettano ancora palesi deprivazioni da stimoli sociali, che poi influiscono inevitabilmente su quelli cognitivi, grazie alla politica del distanziamento sociale a tutti i costi. Ma come ci siamo arrivati a tutto questo e perché? Non ha importanza. L'importante è riprenderci in mano il potere di decidere che tipo di educazione dare ai nostri bambini e ai nostri giovani. E allora proviamo a volare con le ali dell'immaginazione. Immaginiamo una scuola con orari e spazi a misura di bambino e un orario lavorativo sancito per legge che renda almeno uno dei genitori in grado di seguire senza ansia i propri figli. Possiamo immaginarla, cari genitori, cari colleghi e colleghe, perché il pensiero crea la realtà, e proviamo a concretizzarla con coraggio, perché oggi è l'ora di ritrovare il nostro coraggio di sognare, anche se stanno facendo tutto per portarcelo via. Tanto per capirci, si stanno formando varie realtà di homeschooling, e proviamo ad immaginare piccole realtà autogestite di homeschooler fino a quando la scuola non guarirà. Ciò che è importante è il nostro futuro, è che il nostro futuro e il futuro dei nostri figli non sia messo in discussione da nessuno, e soprattutto nessuno si deve permettere di sottrarci i nostri figli senza il nostro permesso e magari di obbligarli all'isolamento, a trattamenti sanitari, in nome di uno stato di emergenza che sta cancellando tutti gli altri diritti costituzionali. Siamo di una democrazia fino a prova contraria. Alla ministra Zolina, e finisco, scusami ma te l'avevo detto che non ce la facevo in 10 minuti, una richiesta: invece di pensare al distanziamento sociale, che comunque sia pensato infice il senso stesso della comunità educante, si preoccupi di indagare sui motivi dell'aumento di casi gravi di disabilità dei nostri alunni. Nella mia scuola 1 ogni 20. Si preoccupi di verificare se le wifi e il futuro 5G nelle scuole siano davvero così innocui, perché non si può applicare il principio di precauzione solo quando ci fa comodo. Brava! Si preoccupi di fornire il personale ATA necessario alla pulizia delle scuole e al controllo degli alunni nei corridoi. Si preoccupi di fornire uno sportello psicologico di supporto anche agli insegnanti e ci dia la possibilità di formarci con donne del calibro di Daniela Lucangeli e Erika Poli su ciò che davvero serve per pensare a una nuova didattica. Tutto questo contribuirebbe grandemente alla salutogenesi di alunni e insegnanti che, se stessero bene a scuola, forse resisterebbero anche agli attacchi della prossima influenza. Quello a cui stiamo assistendo con fiducia e speranza in questo momento è che ci sono per fortuna molte iniziative di dissenso che partono dal basso: lettere, petizioni, comunicate da parte di genitori, insegnanti, presidi, medici, psicologi, avvocati, e manifestazioni come questa, e tanto li ringrazio sti ragazzi. Cerchiamo di unire le nostre menti, di rimanere tutti connessi, ma non con troppe cose fuori di noi, connessi dentro, altrimenti non sarà un virus a toglierci il futuro, saremo noi stessi ad implodere. È l'ora di uscire da questo incantesimo. Buon risveglio a tutti! Allora, in questi giorni
sentirsi liberi? E forse non è nemmeno facile pensare. Quindi ho il piacere di introdurre la prossima persona che parlerà, perché non solo uno scrittore, ma è anche un libero pensatore. Marcello Bagno! Grazie! Il Veneto c'è sempre, Radio Gamma 5 c'è sempre. Io sono emozionato a vedere così tante persone, tante anime libere, tante coscienze che si sono destate da questo incubo incredibile. Firenze, una delle più belle città del pianeta. Firenze, un museo a cielo aperto, devastato da una psicopandemia. Io mi dispiace molto per i colleghi, ma io continuerò a parlare di psicopandemia. Nel 48... A giugno del 48, 72 anni fa, un certo Arthur Blair, meglio noto come George Orwell, scrisse 1948. 1980, volete essere eravate attenti, esattamente giugno del 1948, sono passati 72 anni di questo futuro distopico dove il Grande Fratello controllava tutti e tutto. Cosa è cambiato oggi? Siamo in una dittatura mascherata da democrazia, abbiamo una dittatura mediatica, una dittatura sanitaria, una dittatura finanziaria, ci vogliono schiavi, sudditi dell'impero. Cosa è cambiato? Cosa è cambiato dal 48? Grande George Orwell ha previsto quello che noi stiamo vivendo oggi ed è veramente incredibile che la maggior parte delle persone non prenda coscienza, perché ce l'abbiamo davanti agli occhi. Ormai il re è nudo, non ci hanno messo la maschera, se la sono tolta. E non solo il sistema, purtroppo anche tante persone sono all'interno del Matrix, però i tempi sono maturi. Io quest'oggi potrei sparare sulla Croce Rossa e un po' sparo perché devo togliermi dei sassolini, però sarò molto propositivo, perché a me interessa essere propositivo. Il tempo dell'ideologia c'è stato, il tempo della teoria c'è stato, adesso è il tempo dell'azione. Bisogna mettersi in moto, non con le armi, dopo capirete a cosa mi riferisco. Il tempo del grande cambiamento è questo, lo stiamo vivendo, se vogliamo, se no ci mettiamo l'anello al naso e continuiamo a fare quello che il sistema vuole che noi facciamo. Abbiamo governi non eletti da nessuno, ripeto, governi non eletti da nessuno, che stanno devastando questo paese, uno dei più bei paesi del mondo, sotto l'incuria dei media. Abbiamo appena visto che cosa è successo con un virus, che virus dal latino vuol dire veleno, ma virus anche in medicina è una molecola informazionale, quindi informazione velenosa, esattamente quello che stanno facendo i media, informazione velenosa, tossica. Io continuerò a dirlo, i media mainstream hanno una responsabilità epocale e sicuramente pagheranno, perché hanno ingigantito un problema, lo hanno amplificato in una maniera scandalosa, con la compiacenza dei loro padroni, cioè dei padroni superiori che sono i politici e di quelli che stanno sopra che sono i poteri finanziari che controllano tutto. I media dovevano essere il cane da guardia del potere, sono il tappeto, lo zerbino, ok? Molti mi chiedono, Marcello, ma torneremo alla normalità? Ma di quale normalità stiamo parlando? Quella di ieri? Anche no, spero, anche no. Abbiamo adesso il potere, e qui e ora, di modellare questa nuova realtà, ma non certo per tornare a quella di ieri, di modellare per andare avanti verso un futuro migliore, e abbiamo la possibilità, abbiamo il libero arbitrio, abbiamo una scelta che possiamo sempre fare, ed è per quello che sarò molto propositivo questa sera. Intanto vi ringrazio perché veramente tante persone così, ovviamente vedo Rai 1, Rai 2, Rai 3, Tele 5, Italia 1, li vedo, sono tutti lì.
se qui ci fosse stata la fiera della Mitri Trippia, sarebbero tutti qui i giornalisti. Ma ci siamo noi, mi dispiace per loro. Le soluzioni, io non ho la bacchetta magica, non ho la sfera di cristallo, non ho la laurea alla Bocconi, non ho studiato dei gesuiti e non ho neanche il grembiolino con i guantini bianchi, però cerco di usare quei pochi neuroni che ancora mi sono rimasti. E allora che cosa possiamo fare in questo periodo? Beh, la prima cosa che possiamo fare è non comprare mai più i quotidiani e i giornali, non accendere la televisione. Hanno creato e veicolato il più deleterio dei virus, che non è un coronavirus influenzale, è la paura. L'hanno inventata loro e veicolata e milioni di persone ci sono cascate dentro, perché è un'emozione molto particolare, non va debellata, è funzionale, se è funzionale come viene in natura, non certo per un pericolo trasmetto tramite i mezzi di comunicazione che condiziona la vita di milioni di persone, di milioni di individui, di milioni di piccole creature che non hanno nessuna colpa, nessuna responsabilità. Mi è piaciuto un po' tutti i relatori, in particolar modo quella che mi ha preceduto, l'insegnante, perché qui tocchiamo un tema veramente centrale, un tema cruciale, che è quello della pedagogia, quello dell'educazione. Quindi buttate via la televisione, non pagate più il pizzo, perché non evitiamo di pagare lo stipendio a certi virologi della domenica che vanno a evangelizzare in televisione, ma fuggono dai confronti, chissà come mai, ma è una casualità. Dobbiamo, dovere morale, poi ognuno fa quello che meglio crede, ma ripeto, sparare sulla Croce Rossa è semplice. Dobbiamo adesso, periodo dell'azione, creare nuove realtà parallele al sistema, educative, pedagogiche, sociali, economiche, realtà nuove, nuove, a certi livelli, difficilmente si cambieranno, difficilmente, siamo in piena metastasi, ma noi possiamo creare delle realtà parallele al sistema, in cui far crescere i bambini nel miglior modo possibile affinché diventino uomini liberi, non sudditi con l'anello al naso, non schiavi dell'impero. E l'importanza della pedagogia è fuori da ogni discussione. Mi è piaciuto l'intervento della dottoressa Ortolani, perché ha toccato il tema cruciale. I bambini di oggi saranno i medici di domani, gli avvocati di domani, i giuristi, i politici. Ho sentito parlare di scuola parentale, chiamatela homeschooling, chiamatela come volete, nuclei di famiglie consapevoli che decidono di liberare i bambini, non renderli schiavi di un sistema, con una mascherina e plexiglas. Ma compatte, ministro! Abbiamo un governo, e venendo al tema della giornata, che si pulisce di dietro con la carta costituzionale, di cosa possiamo parlare, scusate? Di cosa possiamo parlare? Un governo che chiude le scuole, che imprigiona milioni di persone dentro i propri nuclei familiari, che chiude le imprese nazionali. Abbiamo un governo che libera i droni non per cacciare i pedofili, gli spacciatori, per seguire le persone senza mascherina. Ma stiamo scherzando? I droni per seguire chi esce da casa sano, senza mascherina, e abbiamo spacciatori, pedofili in giro per le città. Un governo così è un governo fallimentare. Ma di cosa stiamo parlando, mi domando? Di cosa stiamo parlando? È un governo molto pericoloso, molto. Abbiamo un governo che in un paese col piede sul baratro investe centinaia di milioni di euro in uno psicofilantropico, per modo di dire, direi psicopatico, il quale invece di donare in camera soldi, non faccio neanche il nome perché non serve, è conosciuto a livello mondiale, sarà il nuovo direttore dell'OMS prossimamente, che qualche giorno fa ha incamerato 8,8 miliardi di euro alla faccia di tutti noi. Lui è il miliardario filantropo, lui è un filantropo al contrario, lui li incamera i soldi. E la mission qual è? Vaccinare miliardi di persone, porta l'acqua in Africa, porta l'igiene alimentare, noi vaccini. E chiudo, sicuramente ho risparmiato minuti, ma non ho altro da dire se non
non che molti sperano nell'asteroide, io sono uno tra questi, e chi ci dice che l'asteroide sia il movimento 3V? Chi lo dice? Io non lo so, però me lo auguro. Grazie di cuore a tutti, siete stupendi, grazie. Siamo al balletto, fine del balletto. Molto bene, molto bene. Grazie, veramente Marcello Pamio, super spettacolo. Aspetta che ti presento, torna lì che ti presento. Non vedo l'ora di salire sul palco. Vai, aspetta. Un po' di suspense. Allora, saggista, scrittore, esperto di politica monetaria e promotore della dottrina aurichiana. Famoso per l'impegno nello svelare il meccanismo malato della creazione della moneta. L'abbiamo visto ormai già in innumerevoli programmi TV, radio, web, ma al meglio questo. Autore di moltissimi articoli e libri come La moneta di Satana, Euro, disastro, una catastrofe annunciata e Usurocrazia svelata. È con noi Cosimo Massaro. Io vedo una bellissima piazza ricca di sorrisi e ricca soprattutto di consapevolezza. Non è la piazza del vaffanculo, non è la piazza dell'odio. Questa è la forza. Il male lo si sconfigge con la forza della verità. Deve essere chiaro questo. Oggi la forza della verità squarcerà il velo dell'oscura menzogna, del pensiero unico dominante. Ne sono convinto di questo. Vedete, oggi siamo qui, sono stato invitato dal Movimento 3B a parlare di economia, di moneta, soprattutto di moneta, e amo definirmi un semplificatore. Siamo qui per difendere la Costituzione. Il primo articolo della nostra Costituzione l'hanno messa al primo posto, giusto? È vero? E recita cosa? La sovranità appartiene al popolo, è giusto? Bene, però buona parte del popolo non è consapevole di che cosa significa essere sovrani. E glielo dobbiamo spiegare. Il re di un tempo, l'imperatore di un tempo, sapeva ed era consapevole di che cosa significava avere una corona in testa, tant'è che poteva emettere moneta, metteva la sua effigie sulla moneta, perché sapeva che era il re, pagava gli eserciti, tutelava i confini. Oggi la sovranità tecnicamente dovrebbe appartenere al popolo, ma senza sovranità monetaria non esiste sovranità popolare. Quindi ci dobbiamo riprendere questa sovranità monetaria che è il sangue dell'economia, la moneta è come il sangue, però ci hanno fatto credere che questo strumento monetario lo possono emettere solo i banchieri. Una volta potevano dire, avevano pure in parte ragione, l'oro di riferimento era di loro proprietà, ce l'avevano nel forziere e quindi emettevano la nota di banco che rappresentava l'oro e la prestavano. La nota di banco che, invertiamo la parola, significa banconota. È chiaro? Vedete come le parole svelano tutto? Oggi non esiste più l'oro di riferimento, dal 1971 con la fine degli accordi di Bretton Woods non c'è più oro, la moneta, le banconote sono moneta fiat, ci dicono, è semplicemente carta, è uno strumento. Il banchiere sapete cosa fa? Il tipografo, stampa e presta. Sono usurai, come ho scritto nel mio libro, Usurocrazia svelata, sono usurai. Il professor Giacinto Auriti, che ha svelato l'arcano e è andato oltre al meccanismo monetario, denunciò Ciampi e Fazio nel 1993 per usura, truffa, falso in bilancio, istigazione al suicidio. Un grandissimo professore che è stato boicottato in tutti i modi e ha avuto il coraggio di mettersi contro il potere oligarchico
internazionale e nazionale degli usurai. È stato boicottato in tutti i modi. Noi dobbiamo dare onore a questi personaggi che sono venuti prima di noi. In questo periodo storico, data da questa forte crisi economica e sanitaria, se vogliamo indotta, con il classico problema reazione-soluzione, lo Stato, un governo che lavorava, che lavora realmente per il proprio popolo, avrebbe dovuto emettere immediatamente una moneta per finanziare la crisi, per far arrivare soldi nelle tasche delle persone, delle famiglie, delle aziende, per evitare che l'altro asse strategico nazionale, la piccola e media impresa, fosse svenduto alle multinazionali. Perché dovete sapere che dal 92 in poi, dopo il Britannia, è stata svenduta già buona parte dell'Italia, tutti gli asset strategici nazionali. Ora l'ultimo pilastro portante della nostra economia, che è rappresentato dalla piccola e media impresa, lo vogliono svendere. Però cosa ci hanno fatto? Cosa vi hanno fatto credere attraverso l'ingegneria sociale? I mass media che parlava prima Pamio, ingegneria sociale, plagio, indottrinamento culturale, vi hanno fatto credere che siete poveri e indebitati. È vero? Tutti i giorni in TV ve lo dicono, non possiamo fare questo perché manca il denaro, non possiamo fare quello perché manca il denaro. Vi devo svelare un arcano segreto, questa è una fake news. Ricordate una cosa, questa frase del professor Auriti, e io la cito sempre in ogni mio convegno: non esisterebbe ricchezza in un mondo di morti. La palestiamo. La vera ricchezza siete voi! La vera ricchezza è lo spirito, anzi, lo spirito dei mille popoli italici. Non un solo popolo, noi siamo tanti popoli, la nostra ricchezza, la nostra diversità, il bello della diversità. Ecco perché siamo ricchi, noi dobbiamo monetizzare la ricchezza che già possediamo, però dobbiamo andare oltre questi concetti indottrinati. È caduta Matrice? Ancora lì non è stata ricostruita, come mai? Ci hanno detto che manca il denaro. Ora vi faccio una domanda, però mi dovete rispondere tutti. Secondo voi, noi italiani, siamo bravi a costruire le case? Abbiamo ingegneri? Bravi architetti? Bravi muratori? Perfetto. Abbiamo le materie prime per costruirla, Matrice? Mattoni, cemento, pietre, tutto ciò che serve? Bene. Che cosa ci manca? Niente. Però ci fanno credere che ci manca il denaro. Uno Stato sovrano emette moneta e mette in comunicazione forza lavoro, materie prime e cose da fare. E abbiamo ricostruito nel giro di un anno a Matrice, o avremmo finanziato tutte le nostre imprese. Dobbiamo smettere di credere a tutto ciò che ci passa alla TV, è fondamentale. Capire che cos'è la moneta, il valore spirituale che viene trasferito attraverso la moneta è fondamentale. Il valore convenzionale è un valore che glielo conferiamo noi. Se voi mettete un governatore di una banca centrale a stampare moneta su un'isola deserta, il valore non nasce, perché manca la collettività che l'accetta. Quindi se il valore lo diamo noi alla banconota, perché le banche ce lo prestano? Non dovrebbero prestarcela. Tant'è perché è una truffa all'origine. Signoraggio, bravissimo. E allora noi in questo momento, in un periodo di transizione per liberarci dalla schiavitù, della dittatura europea, perché questa dittatura è nata per schiavizzarci, per espropriare soprattutto i popoli del Sud Europa, a favore dei popoli del Nord Europa, non dei popoli, perdonatemi, dell'oligarchia dei paesi del Nord Europa, perché i popoli tutti poi sono resi schiavi. Questo si chiama colonialismo interno. È chiaro? È un meccanismo colonialistico. Dovevano fare fuori soprattutto l'Italia, quarta potenza economica monetaria fino al 92. E avevamo anche una moneta ancora debito.
rubare, ma distribuiva pure. Con la magistratura hanno fatto un attacco per abbattere un sistema che doveva essere sostituito. Il neoliberismo doveva penetrare all'interno della nostra nazione, già dall'81 con la divisione tra Tesoro e Banca d'Italia. Questo pensiero neoliberista è delirante, ha messo l'uomo all'ultimo posto. La piramide corretta non è quella che ci hanno imposto, che hanno imposto nella piramide dei valori il dio denaro, che gestisce la finanza, che gestisce l'economia, che gestisce la politica, che la politica gestisce il popolo come mucche da mungere. E Dio l'hanno messo all'ultimo posto e ci hanno voluto insegnare pure che Dio è morto, ma Dio non è morto. O abbiamo dei forti valori o non andremo avanti. La piramide si deve invertire, grossi valori sopra, in cima. Valore morale, valore che influenza il valore politico. La politica che gestisce l'economia, nel termine nobile greco, divisione dei beni, gestione della casa, e l'economia che gestisce la finanza. È chiaro? Sono chiari questi passaggi? Dobbiamo invertirlo il processo. Quindi è un problema culturale. Noi siamo figli, e anche la nostra Costituzione è figlia della filosofia greca, del diritto romano e di 2000 anni di valori cristiani. Dobbiamo lavorare per questo, perché il neoliberismo vuole abbatterli, questi valori. Una volta abbattuti, i valori fondanti della nostra umanità hanno preso il sopravvento. Dobbiamo combatterli, ma come? Con la forza della consapevolezza, chiaro? La forza della verità. Vedete questa? Chi è più vicino la vede? Che cos'è? Brava, è carta! Però è anche valore, ci ha insegnato Auriti. Questo è lo strumento su cui viaggia il valore convenzionale dato da noi. Ma questo strumento può essere di carta, può essere di legno, in passato è stato di legno, può essere il sale. In passato lo sapete che si è usato il sale come forma di moneta? E oggi si chiama salario ancora. Ma può essere anche i bit su un computer. Quello è lo strumento su cui viaggia il valore monetario, che è un atto spirituale, una convenzione sociale data da noi. E dove viaggia? Nel tempo. Io oggi prendo moneta da qualcuno di voi perché in futuro qualcun altro l'accetterà. Questi signori ci hanno ingannato, ci hanno messo poi il copyright su questa banconota, hanno detto questa la stampo io e il valore è mio. In assenza di un voto giuridico, in presenza di un voto giuridico, si sono accreditati del valore monetario. Ma noi con la consapevolezza li abbiamo svelati. Chi ha detto prima? Pamio? Il re è nudo. Il re è nudo e oggi lo state dimostrando. Vado in conclusione, così non rubo più tempo. Mi raccomando, studiamo, va bene? La verità vi renderà liberi. Chi l'ha detto? Gesù Cristo. La verità è l'unica forza che ci renderà liberi. Loro ci hanno preso attraverso l'inganno. L'inganno è menzogna. Una candela, basta una sola candela per illuminare una stanza buia. Il male è assenza di luce. Una sola candela, ma io qui vedo 10.000 candele. Un abbraccio. Ciao. Molte candele, molto d'oro. Oh, ci abbiamo la conclusione, eh? Chi ha il treno può stare tranquillo. Abbiamo gli ultimi due boss. Andiamo con i spike.
siamo? Allora, giornalista e scrittore, autore di numerosi libri d'inchiesta su vicende contemporanee, che hanno portato con le sue inchieste a svelato i rischi del 5G. Abbiamo con noi il portavoce nazionale di Alleanza Italiana Stop 5G, il dottor Maurizio Martucci. Facciali.
Il credito sociale parte da una quota pari a 10. Se fumi dove è proibito, oppure se passi col semaforo rosso, se suoni musica ad alto volume, se getti carta per terra, perdi il punteggio. Quel 10 iniziale passa a 8, a 5, a 4. Ma perdono punti anche gli oppositori politici, coloro i quali non gradiscono le politiche del governo cinese. E così gli irregolari, gli indesiderati ai poteri forti. E quando il credito sociale arriva a zero, ti ritrovi senza più diritti. Non puoi più avere un conto corrente bancario. Sei senza possibilità di usufruire di mezzi pubblici. Non hai più il passaporto. Sei senza identità. Sei finito. Questo è il 5G. Diritti e libertà sono invece al cospetto del cosiddetto ignoto tecnologico. Un po' come in questi ultimi mesi stiamo assistendo alla censura sui social, nella rete. Gli algoritmi cosiddetti intelligenti hanno oscurato le vite digitali di persone scomode, addirittura su Facebook e sui social come YouTube, persino il discorso di una deputata coraggiosa come l'onorevole Sara Cugnat è stato censurato. Tutto questo non è ammissibile. Queste sono azioni che entrano in conflitto con il diritto, si scontrano con le libertà che fino a pochi mesi fa noi pensavamo essere consolidato. Qui in Italia, ritenuti totalitarismi e dittature confinate ai libri di storia, e invece non è così. Le manovre liberticide oggi si insinuano anche nei mani di quelli che pensavamo essere dei luoghi liberi, come la rete internet, nata nell'eliniaco paradigma della libera fruizione, del pluralismo, mentre invece lì, proprio lì dentro, sotto mentite spoglie, si insinua quello che è un virus vero e proprio che vorrebbe ammalarci tutti quanti, che è la tecnodittatura. Conflitto di interessi non grande come una casa, ma grande come una montagna. Il top manager Vittorio Bonao è stato messo al presidente del Consiglio Conte, a capo di una task force che invece di pensare a risollevare gli italiani chiusi agli arresti domiciliari con lockdown, ha lanciato a tutto spiano il 5G, mentre noi eravamo dentro casa, le aziende sono andate in giro per l'Italia a montare le antenne. Alleanza Italiana Stop 5G, oggi è qui a Firenze, come in altre 42 città d'Italia, perché abbiamo programmato la giornata nazionale di mobilitazione per dire che tutto questo noi non lo vogliamo. Noi non lo vogliamo perché c'è un'Italia libera, consapevole, democratica, che si oppone a quel progetto che il biochimico della Washington University, il professor Martin Fan, ha definito come essere il progetto più scellerato, più vergognoso che la storia dell'umanità abbia mai potuto concepire. Noi non vogliamo il 5G perché rivendichiamo qui a Firenze, come in tutta Italia, l'articolo 32 e 41 della Costituzione. Noi vogliamo continuare a essere esseri umani, non vogliamo che il 5G conduca i nostri figli in una scuola robotizzata, che al posto degli insegnanti potranno trovare dei robot di fronte a loro.
ci devono dire la verità, ma non ce la diranno mai, perché questi sono i lati oscuri del 5G. Abbiamo consegnato al ministro della salute Roberto Speranza le petizioni e soprattutto le firme di 340.000 cittadini che chiedono di fermare il 5G. Abbiamo consegnato un dossier all'Istituto Superiore di Sanità che se ne va in giro a tranquillizzare le persone, a dire che questa tecnologia non è pericolosa. Ci sono già le sentenze delle aule dei tribunali, ci sono i malati di elettrosensibilità, di sensibilità chimica multipla, di fibromialgia, i malati cronici, ci sono i portatori di pacemaker e i soggetti più sensibili ai campi elettromagnetici, le donne incinte, gli anziani, i bambini. Noi chiediamo principalmente di non legare le nostre vite a un'applicazione. Noi vogliamo vivere la vita reale e non quella digitale, e lo diciamo perché siamo consapevoli del fatto che i programmi del 5G prevedono l'irradiazione permanente ubiquitaria del 98% del territorio nazionale per raggiungere il 99% della popolazione e irradiare 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, ognuno di noi con radiofrequenze inesplorate. Ecco perché noi diciamo che fermare subito il 5G va fatto prima che sia troppo tardi. È in realtà l'umanità intera ad essere sotto attacco. Privacy, diritti, geopolitica, non solo medicina e scienza. È la democrazia che fa la differenza su precauzione e innovazione tecnologica, non l'inverso. Solo la Costituzione può salvarci, solo il cuore dell'Italia e degli italiani. Vinceremo! Stop 5G fino alla vittoria! Grande Maurizio Martucci, grazie! Allora, quanti ne abbiamo, Paolo? Siamo 14.897, ma la notizia è questa. Adesso parla un maratoneta, musicista, scrittore di narrativa e anche scienziato, il dottor Stefano Mondanari. Oggi mi avevano chiamato per parlare di Costituzione, io voglio parlare di Costituzione. Voglio parlare di Costituzione perché la Costituzione è la garanzia che il governante presta al governato. La prima Costituzione, voi sicuramente lo sapete, che sarà il 1215, la Magna Carta. Giovanni Senza Terra dà delle garanzie, ma non al popolo, le dà ai nobili. Poi andando avanti il popolo comincia a pretendere sempre qualcosa di più e comincia a ottenere le vere e proprie costituzioni. Noi abbiamo una costituzione che è splendida, splendida, ed è strano che gli italiani siano riusciti a fare qualcosa di bello dopo Leonardo, dopo Michelangelo, dopo Leopardi, dopo Dante, qua. Che non è sepolto qua, comunque, è sepolto a Ravenna. La nostra Costituzione è di una chiarezza cristallina ed è l'opposto di quello che sono le nostre leggi. Perché nasce la legge scritta? La legge scritta nasce molti secoli prima di Cristo, nasce perché le persone, il popolo, il governato possa essere sicuro della legge, possa essere sicuro di ciò che dice la legge. Poi ci sono varie interpretazioni.
interpretazioni di questo, ma la cosa è chiarissima. Nel terzo secolo d.C. un tale, siriano, però romano, di civiltà, si chiamava Ulpiano, scrive una frase celeberrima, quello che in termini legali è un brocardo, e dice «Quacuit principi abet vigore legis, vigorem legis», ciò che piace al principe, ciò che è piaciuto al governante, ha vigore di legge. Ma non può essere così, non può essere così. Allora, la nostra Costituzione dice delle cose. Dice che tanto che noi siamo i protagonisti dello Stato, dice che lo Stato siamo noi, non sono altri. È tutto chiarissimo la Costituzione. Per quello che riguarda me, io non sono un giurista, chiaramente. Io sono soltanto uno scienziato, gli scienziati non contano niente, perché oggi gli scienziati sono burioni, sono grillo. Però, io ho il diritto di parlare, perché qualunque cittadino ha il diritto di parlare di leggi, perché la legge, lo dice la legge stessa, non ammette ignoranza di se stessa. Cioè tutti noi siamo degli esperti di leggi, perché per legge lo dobbiamo essere. Quando c'è bisogno di un esegeta, di qualcuno che spieghi la legge, questo è il fallimento del legislatore, perché o non è capace di legiferare o sta imbrogliando. Terzi non dato, non c'è una terza possibilità. Allora, io vorrei, la Costituzione è tutta stupenda, ogni articolo sarebbe da commentare, non da capire, perché sono comprensibilissimi, da commentare. Io oggi tiro fuori soltanto, ma le accendo, due articoli, l'articolo 9 e l'articolo 33. Tutti e due dicono qualche cosa per quello che riguarda la ricerca e la scienza. L'articolo 9 dice in pratica che, in poche parole, dice che lo Stato incentiva la ricerca, lo Stato vuole la ricerca, ed è giusto che sia così. L'articolo 33 dice una cosa che è fondamentale: la ricerca, la scienza è libera. Libera vuol dire che non ha vincoli. Ora, noi oggi abbiamo uno Stato fatto da un Parlamento totalmente illegittimo, perché andiamo a vedere gli articoli 56 e 58 della Costituzione, leggeteli e vedrete che lo Stato che abbiamo, il Parlamento che abbiamo oggi è illegittimo. Bene, questo Parlamento illegittimo sta pagando delle persone per bloccare tutto ciò che è libertà della scienza, non la scienza, libertà della scienza. Allora voi avete dei personaggi totalmente incompetenti di scienza, c'è un certo David Puente che è una vergogna nazionale, che è a capo di questa task force, che non è mai stata eletta da nessuno, mai stata voluta da nessuno, mai pagata da tutti. Bene, questo personaggio insieme con suoi simili viene pagato per infrangere, per calpestare almeno l'articolo 33 della Costituzione. Noi paghiamo perché l'articolo 33 sia calpestato. Vi faccio soltanto due esempi e poi vi mando tutti a mangiare, perché avrete fame. Due esempi di ciò che è successo a noi. Uno, facciamo una ricerca sulla leucemia mieloide acuta, la leucemia più comune negli adulti, scoperte straordinarie. Il regime dice: quei due, mia moglie e io, non devono più poter continuare quella ricerca, tanto che l'ospedale che ci dava il sangue su cui lavoravamo non ci vuole più dare il sangue perché gli è impedito. L'università che ci preparava il sangue per le nostre ricerche, perché il sangue deve essere diviso in quattro frazioni, globuli bianchi, globuli rossi, piastrine e siero, noi non abbiamo l'apparecchiatura per farlo, non ci dà più questa
questo sangue diviso. Perché? Perché il regime lo impedisce. E perché lo impedisce? Lo impedisce perché noi facciamo ricerca sui vaccini. Allora una persona normale dice: ma che cosa c'entrano i vaccini con... A parte il fatto che la ricerca sui vaccini è perfettamente legale e anzi fa parte dell'articolo 9 e 33, gli articoli 9 e 33 della Costituzione. Ma che cosa c'entra questo con la leucemia? Non c'entra niente, ma quei due devono essere puniti perché mettono il becco nei vaccini. Quindi articolo 33 non esiste più, articolo 9 non esiste più. E voi pagate per questo. Allora, ci portano via. Se qui ci sono dei grillini, sappiano che sono complici del prelevamento del microscopio 10 anni fa, che ci ha impedito di continuare per anni le ricerche. Quindi se c'è qualche grillino, un po' di rossore in faccia dovrebbe andare. Il regime ci manda la guardia di finanza. Perché? Non si sa. Non si sa perché ce la manda. Ci sequestrano i computer. Ci sequestrano i computer e ci vanno a mettere il becco dentro. Pochi giorni dopo il tribunale del riesame dice: è tutto illegale, non potevate farlo. Ma intanto ancora oggi, a 2 anni e mezzo di distanza, i giornali scrivono: è andata da loro la finanza, e se la finanza si muove vuol dire che c'era qualcosa. Certo, c'era una cosa vergognosa da parte del regime, perché non c'era assolutamente nulla, nulla. Vergognosa, vergognosa, che continua a sparare bugie sul nostro conto, perché loro sono denunciati dal patto per la scienza. Ma sapete chi è il patto per la scienza? Sono dei signori nessuno, nessuno, sono Grillo, sono Burioni, sono Mentana. Ma dove la scienza? Ma dove sta la scienza? Per che cosa? Una vergogna nazionale. Eppure la vostra stampa fiorentina scrive: ma quelli sono stati denunciati. A parte che denunciato non vuol dire condannato, vuol dire denunciato. Qui in Italia c'è una pessima abitudine, quella di querelare chiunque. Chiunque, perché quando non ci si può difendere si querela, perché in Italia la querela è gratis. È gratis. In altri paesi più civili, chi querela a casaccio, come fa questo patto per la scienza, poi paga, perché ha fatto perdere tempo alla magistratura e alla polizia o chiunque abbia fatto delle indagini. Da noi no, da noi il primo imbecille che passa prende un foglio, lo scrive a mano, scrive che il dottor Montanari è un delinquente perché porta le scarpe numero 42, si va dai carabinieri, si deposita e si viene via. Il patto per la scienza ha denunciato il dottor Montanari. Poi nessuno dice che è stato tutto archiviato per idiozia palese. Ma quando, a seguito di varie archiviazioni, noi abbiamo fatto dei comunicati stampa dicendo: guardate che è stato tutto archiviato perché non c'era nulla, i giornali non hanno pubblicato niente, mai. Quindi, cari fiorentini, non comperate più i giornali locali. E adesso andate tutti a casa, date un bacio ai vostri bambini e dite che questo è il bacio del nonno di tutti i bambini.
sì, siamo arrivati con la pistola a cui io sono profondamente legata. È già qua! Voleva una presentazione corta? È già arrivato. Consigliere di F3V, Massimo Rodolfi! Siete belli! Ci siamo rimasti un po' per difendere la vita, che non è solo la costruzione, è la vita che stiamo difendendo. Ricordate questo simbolo, perché noi lo tradiremo, perché noi siamo di voi, noi siamo gente comune. Ci siamo costituiti perché non se ne può più, e ricordiamoci una cosa, non è solo questione di vaccini, di costituzioni, di leggi violate, è difesa della vita sul pianeta. Finisce qui la storia dell'umanità, perché quelli che investono i miliardi che ci rubano i vaccini e cose di questo tipo sono pronto contro alla vita, stanno modificando la vita del pianeta, stanno modificando il genoma umano, stanno modificando il genoma di tutto quello che esiste. Non se ne può più. Allora oggi siamo tanti qua, ma dobbiamo essere ancora di più domani e dopodomani, signori. Io ho letto su più l'arte della guerra, c'è una cosa che dobbiamo tenere in mente, la forza dell'esercito abbia lontano le spalle disperatamente, e noi alle spalle abbiamo la fine della vita sul pianeta, se lo ricordi.